Benvenuti al settimo appuntamento di War Room, il nuovo format web di Roma Incontra. Oggi, a quanto sembra, è la giornata degli spiragli nel faticoso dibattito europeo su come reagire alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Il falco Dombrovskis, che è il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, sembra aver aperto il corona bond, dicendo siamo pronti ad ogni opzione. Sembra che la Germania, oltre che la Francia, sia pronta a dire di sì. Sembra che l'Olanda si sia addolcita, lasciando a gestire il fronte degli intransigenti il premier austriaco Kurz e il presidente tedesco del MES, che però starebbe subendo le pressioni della Merkel per addolcirsi pure lui. Si deciderà entro, sì, da quanto si dice, il 10 aprile. Nel frattempo l'Italia che fa? Già decidere in fretta e bene, perché la coperta è maledettamente corta e non basta dire debito, debito, bisogna capire come fare quel debito e soprattutto come spenderlo. Ne parliamo con tre ospiti importanti che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Sono Vincenzo Manes, imprenditore, presidente di Intec Group e presidente della fondazione Dinamo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lui. Dario Scannapieco, vicepresidente della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, e presidente del Fondo Europeo per gli Investimenti. Buonasera. Buonasera, benvenuto e grazie soprattutto di averci raggiunto subito dopo un lungo consiglio di amministrazione della stessa BEI, che credo sia stato molto importante, poi dopo ci dirai. E Fabrizio Viola, banchiere, amministratore delegato di Depo Bank, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo con Scannapieco, perché siamo, come dire, curiosi di sapere se la BEI, che nei giorni scorsi è stata indicata come possibile strumento alternativo tra gli eurobond voluti da, diciamo, dalla parte meridionale dell'Europa e il MES voluto dalla parte nordica dell'Europa, ecco, sembrava che un intervento della BEI potesse in qualche modo essere una sorta di buon compromesso tra queste due ipotesi. È così? Che cosa ci possiamo aspettare? La prima cosa da dire, grazie intanto e buonasera a tutti, la prima cosa da dire è che la risposta europea non può essere basata solamente su uno strumento. Bisogna mettere in atto una serie di strumenti. Bisogna che ogni parte, diciamo, dia un suo contributo. Quindi la BEI può essere parte della risposta. Noi stiamo ragionando e stiamo lavorando, abbiamo proposto di mettere sul tavolo un'opzione di potenziamento del nostro volume di attività basato su uno schema che può ricordare quello del piano Juncker, sostanzialmente una garanzia che attiva un moltiplicatore che quindi permette alla BEI di potenziare e rafforzare il suo intervento, in particolare proprio per cercare di fornire supporto e liquidità in maniera intermediata tramite il sistema finanziario alle piccole e medie imprese. Sappiamo avete bisogno di fare un aumento di capitale per questo? Per il momento dipende, e per il momento la prima cosa di cui abbiamo necessità è di questa endorsement forte e quindi di un fondo di garanzia. Ora, chi metterà i soldi nel fondo di garanzia sono diverse opzioni sul tavolo. Sappiamo che stiamo lavorando in una situazione, diciamo, limitata, perché non c'è ancora un budget europeo approvato, e questa è una forte limitazione anche agli strumenti che l'Unione Europea può mettere in campo. Ci può essere un contributo degli Stati membri, ci può essere in teoria anche un contributo da parte del meccanismo europeo di stabilità. L'aumento di capitale per mantenere i nostri ratios e in particolare per mantenere la AAA, che non è un vezzo, perché quando dobbiamo offrire strumenti di garanzia, che è qualcosa di cui in questo momento c'è molto bisogno, la AAA è quella che permette al sistema bancario di liberare più capitale. E quindi questo è quello dell'aumento di capitale può essere un qualche cosa che in un secondo momento va a complementare l'idea di questo fondo di garanzia. Ovviamente vogliamo mettere questa proposta sul tavolo, sapendo che poi saranno i nostri azionisti, i governatori, ovvero i ministri delle finanze dell'Unione Europea, a dover decidere. Dario, quanto rispetto, fatto 100, quello che oggi la capacità di intervento della BEI, di quanto pensi che si potrà aumentare? Guarda, la bocca di fuoco. Noi ipotizziamo la possibilità di attivare a terra una leva pari ad 8 rispetto al fondo di garanzia. Quindi per ogni euro
che andrà ad alimentare questo fondo di garanzia, basandoci peraltro sul moltiplicatore che deriva da un programma comunitario che si chiama COSME, Competitiveness for SMEs, quindi qualche cosa che abbiamo già realizzato. Pensiamo quindi che il moltiplicatore sia 8, per ogni euro di garanzia 8 euro di finanza fresca messa nel sistema. Ma hai idea del volume complessivo ancora, no? Noi non abbiamo un limite, però è ovvio che se vogliamo parlare di un qualche cosa di ragionevole, parlare di un intervento intorno all'1,5% del PIL europeo, andiamo a ragionare su un fondo di garanzia intorno ai 25 miliardi di euro. Senti, ma fino adesso, diciamo, prima di questi interventi, la BEI quanto muoveva complessivamente ogni anno? Guarda, il volume di attività previsto per quest'anno, diciamo, come baseline scenario, era intorno ai 65 billion di finanziamento. La cosa bella della BEI è che uno strumento di questo tipo non necessita di poco, può essere attivato molto rapidamente, perché una cosa importante è che qualsiasi soluzione deve venire dall'Europa, per essere una soluzione deve essere rapida, deve essere messa a terra in tempi rapidi. Strumenti che necessitano di lunghi e difficoltosi passaggi nei parlamenti dei vari paesi dell'Unione Europea rischiano di portare ad una soluzione quando purtroppo chiude la stalla, quando i buoi sono scappati. È troppo deteriorata, esattamente. Senti, Viola, c'è però l'impressione, una certa confusione in questo momento, si accavallano molte ipotesi, molte proposte, c'è una certa confusione tra, secondo me, due dimensioni che vanno distinte, che è la risposta emergenziale, cioè sussidi per gli individui, per le famiglie, la cassa integrazione per i lavoratori, anche la liquidità di breve momento per le imprese, e una risposta invece di tipo più strutturale, più strategico, che invece richiederebbe un approccio selettivo, un piano industriale, cioè un'idea di dove si vuole andare a parare. Tu che impressione hai? Sono totalmente d'accordo con questa tua analisi, e diciamo è un'analisi che si coglie dai fatti. Hai parlato di confusione, in realtà non tutta la confusione che in questo momento notiamo, almeno in Italia, è giustificata dall'emergenza. Basta guardare quello che è successo negli altri paesi più vicini a noi, hanno reagito più velocemente, dal mio punto di vista meglio, e anche con risorse sicuramente non confrontabili oggi con quelle che si annunciano essere stanziate in Italia. Ma mi voglio soffermare un attimo su questa doppia dimensione, che secondo me è un po' il punto focale della discussione. Allora, sull'emergenza io credo che ci sia poco da dire. Nell'emergenza il fattore tempo è fondamentale, no? Perché più ancora di quelle che sono le caratteristiche degli interventi. Ovviamente è importante la dimensione, ma il fattore tempo è fondamentale. Noi a distanza di 15 giorni circa dal primo decreto Cura Italia, più di 15 giorni, stiamo consuntivando che i primi sussidi arriveranno a metà del mese di aprile, quindi sarà passato un mese per i primi sussidi IMSS. Teniamo presente che i tedeschi hanno messo i primi soldi nelle tasche dei cittadini, compresi anche cittadini italiani che lavorano in Germania, praticamente nel giro di pochissimi giorni da quando ci sono stati gli interventi. Quindi dal mio punto di vista questo è un punto che va affrontato. Fattore tempo, insomma. Fattore tempo. Dopodiché tu hai citato l'approccio, il profilo strutturato, più strutturato e anche più selettivo. Noi dobbiamo partire da un presupposto. L'Italia purtroppo è entrata in questa crisi con dei problemi strutturali che già tutti noi conosciamo e che già esistevano prima, che non sono solo l'elevato livello di debito pubblico. Sappiamo tutti che a livello di rapporto col PIL e tra i più alti al mondo, ma con un livello estremamente basso di produttività che ci accompagna ormai da decenni e che ha comportato che la crescita media annua in Italia è stata, se non ricordo male, negli ultimi 30 anni inferiore alla media europea. Ora, questo è un punto di PIL all'anno di differenza, più o meno. Esatto. È un punto fondamentale, perché se noi non cambiamo marcia post-Covid-19, peraltro questo al mio avviso è una straordinaria opportunità per il cambiamento, noi rischiamo grosso, in quanto
se ci troviamo con un debito su PIL da qua a un anno e mezzo superiore al 150%, come ci dicono le stime, e non facciamo niente per evitare che continueremo a crescere allo zero virgola come PIL, questa situazione non è sostenibile. Ma non è sostenibile perché ce lo dirà non tanto l'Europa, ma ci diranno i mercati, ovvero gli investitori, che non sottoscriveranno i nostri titoli. Quindi o noi cambiamo marcia e ci mettiamo, diciamo, facciamo delle scelte di politica industriale, per la prima volta iniziamo a parlare seriamente di politica industriale, oppure rischiamo di trovarci in una situazione non sostenibile. Quindi la raccomandazione che faccio, focalizziamoci sì sulla parte finanziaria del problema, quindi del piano finanziario, ma dobbiamo focalizzarci soprattutto sul piano industriale, quindi dove, avendo un filo di tempo, dobbiamo valorizzare criteri come la selettività nella gestione delle risorse, perché probabilmente è arrivato il momento, anzi sicuramente è arrivato il momento in cui non ci possiamo più permettere di tenere in vita delle aziende, di tenere in vita magari anche dei settori che non hanno prospettive. È un discorso doloroso, ma dobbiamo farlo, perché se no, diciamo, ne vale il futuro di tutta l'economia, di tutta l'industria italiana. Quindi... Sentiamo Manes, che è un imprenditore, se accetta il discorso che qui non si può aiutare tutte le imprese, perché ci siamo presentati a questo appuntamento un po' in mutande, diciamo così, con una componente industriale che dopo le crisi del 2008 aveva fatto tutti i cambiamenti, l'internazionalizzazione, l'adeguamento tecnologico, eccetera, ma ce n'è una parte che invece è ancora molto, che vive di spesa pubblica, diretta o indiretta che sia, e che è un po' arretrata, che ecco, allora Viola dice, siccome le risorse non ci saranno per tutti, anche facendo debito, ma non ci saranno per tutti, quindi dovremo selezionare e decidere a chi dare e chi non dare, o magari far partire anche iniziative nuove, perché aggiungo io, questo passaggio deciderà anche l'emersione di nuovi bisogni, di nuovi settori di attività e ne seppellirà degli altri. Lei come imprenditore è disposto a, virgolette, subire questo discorso o no? Ma io come imprenditore è un po' tipico, perché ho la maggior parte delle nostre realtà industriali non sono in Italia, sono in Germania. E per quanto riguarda la produttività delle nostre fabbriche, noi come italiani gli diamo un bel filo da torcere, diciamo, ai tedeschi, ai nostri tedeschi stessi, quindi sulla produttività nostra, della mia fabbrica, del nostro settore. Questo problema della produttività non ci ha mai toccato sull'Italia. Io su questo doppio binario però vedo un problema oggi esistente, che è quello che noi dobbiamo affrontare un'emergenza straordinaria dei prossimi 3 mesi, e che secondo me non possiamo oggi pensare a quali sono i settori del futuro, quelli che resteranno, quelli che andranno avanti, eccetera. E quello ci dobbiamo porre, superata questa emergenza. E questa emergenza va superata per tutti nella stessa maniera. Io sono dell'idea, l'ho anche scritto, l'ho anche proposto, che vada affrontato questo tema come una nazionalizzazione del PIL mancante. Cioè, oggi, voglio dire, come si cura, lo Stato ha deciso giustamente di mettere in primo piano la salute pubblica, la salute come primo punto, ma allo stesso tempo, a fronte di questo, deve tener conto che ci sono milioni di imprese, milioni di persone, milioni di lavoratori che devono essere salvaguardati. E quindi in questo momento, mancando l'11%, come dice Goldman Sachs, del PIL, secondo me lo Stato deve mettere mano al portafoglio per far fronte a quel PIL che manca. Intervenendo anche nel capitale delle imprese o semplicemente dandogli dei fondi? Un'ipotesi di... No, io ho fatto una proposta, diciamo, molto di una nuova IRI o di nazionalizzazione. Assolutamente, io ho fatto una proposta molto semplice, questa. Per quanto, se tu, io ho una grande impresa che fattura 2,5 miliardi, quindi non sono, diciamo, coinvolto in questo, ma se tu mi costringi a chiudere un mio negozio, diciamo, per un intervento di salute pubblica, o una mia impresa per altri motivi, io, diciamo, se fossi un imprenditore di quell'impresa, vorrei essere indennizzato per quel tipo di risorse che ho
Però quello rientra nei sussidi, non rientra negli investimenti strategici. All'impresa, assolutamente. Mentre per quanto riguarda le imprese, come possono essere la nostra, come possono essere tante altre, io ho fatto una proposta in cui, la proposta che poi è stata quella, voglio dire che oggi è quella che hanno fatto altri paesi, quindi non ci siamo inventati assolutamente nulla, del prestito trentennale a delle imprese che fondamentalmente ritornano questi soldi, perché perdono nei prossimi, noi abbiamo fatto budget nei prossimi 3 mesi, 4 mesi, con una perdita che vale dal, diciamo, 50 al 70%. E non è un problema di liquidità, è un problema che ti manca la prima linea. Quindi è vero che tu forse non riesci a pagare, attraverso i sussidi le persone, ma poi ci sono, nei costi di un'impresa ce ne sono tantissimi altri che non riguardano solo le persone, che sono i costi di energia, i costi per mantenere una fabbrica aperta, perché se la chiudi, per esempio, come la nostra con i forni, hai un danno straordinario. Cosa fai? Non paghi energia, non paghi, diciamo, se sei in affitto in un'impresa, non paghi l'affitto. Ci sono milioni di costi che devono essere affrontati. Per cui quel tipo di lì può avvenire solo attraverso un indennizzo forma di prestito a 30 anni. E io credo che lo Stato... Scusi se interrompo. Voglio sentire Scannapiego se riesce, diciamo, in qualche modo a offrirci una chiave anche tecnica per... dirimere questo ping pong tra Viola e Manes, cioè... Ma non è un ping pong, no, no, no. Adesso ho cercato di no, nel senso che sono totalmente d'accordo con Enzo sull'esigenza di intervenire, l'ho detto con una risposta emergenziale. Mi permetto di dire che quella è assolutamente necessaria, siamo indietro. Però siamo un paese, a differenza della Germania, della Francia, piuttosto che ha bisogno anche d'altro per assolutamente assicurare la sostenibilità di medio-lungo periodo. Allora, sennò... concentriamoci, Scannapiego, sulle imprese, quelle un pochettino più strutturate, sulle attività industriali, manifatturiere, eccetera. Allora, il ragionamento, che stanno girando varie ipotesi, prendiamo il fatturato dell'anno scorso, prendiamo 3 mesi o 4 mesi del fatturato dell'anno scorso, diamo un finanziamento pari a quella quota di fatturato, con un prestito o a zero o poco più di zero, che consenta poi di essere rimborsato in 5 anni a partire dal 2022. Insomma, ci sono diverse ipotesi che stanno girando, più o meno simili, salvo qualche dettaglio di differenza. Tu che pensi? Allora, penso che sono tutte ipotesi che stanno sul tavolo, ma penso una cosa fondamentale. Vedi, Enrico, in questi giorni si è parlato molto del whatever it takes. Okay, vi ricordate lo speech che fece Draghi a Londra nel 2012? Sì. Io sono convinto di una cosa. Io sono convinto che le parole più importanti di quello speech non furono "the ECB within its mandate will do whatever it takes to save the euro". Draghi poi aggiunge 2 cose, dice "and believe me, it will be enough". Per me le parole più importanti di quel discorso non sono "whatever it takes", sono "believe me". C'è un tema di credibilità. Qualsiasi misura noi mettiamo oggi sul campo, dobbiamo pensare che non c'è una platea di investitori pronti a scommettere sull'Italia a 30 anni se, come dice Fabrizio Viola, non presentiamo un piano industriale del paese. E non dimostriamo che quello che oggi andiamo a chiedere sarà ripagato in futuro. Se non dimostriamo che c'è un paese che si vuole svegliare, che deve fare le riforme, a partire da riforme costituzionali, deve ragionare con una logica nuova, deve avere un sistema giudiziario più efficiente, deve avere un sistema di autorizzazione più efficienti, perché le cose oggi stanno avvenendo con tempi che non avvenivano in passato. Se noi non presentiamo un piano industriale del paese, poi diventa difficile andare a reperire risorse finanziarie. Quindi tutti i nodi sono venuti al pettine in questo momento. Certamente, non c'è più tempo da perdere e non bisogna ragionare con i vecchi schemi. Oggi, se tu guardi i dati, abbiamo il minor livello di investimenti pubblici sul PIL degli ultimi 30 anni. È perché lo Stato non aveva le risorse finanziarie per fare gli investimenti? No. È perché ci sono stratificazioni normative, lentezze procedurali, incapacità di spesa. Se vai a vedere, come parlo sempre, dei fondi strutturali che partono su progetti, vengono riprogrammati, ripartono, con il risultato che alla fine vengono indirizzati a opere che non sono utili purché vengano spesi. Quindi o si fa un ragionamento di credibilità del paese, di "believe me",
l'Italia sarà un paese su cui scommettere perché abbiamo persone capaci, perché tutti possono dire whatever it takes, ma non tutti possono dire believe me. Questo qui è il punto. E allora, se vogliamo dare una prospettiva a chi dovrà comprare titoli del debito pubblico a 30 anni del paese, dobbiamo offrire un paese che ha la capacità di rialzare, di rialzarsi. Abbiamo una classe imprenditoriale straordinaria, con la BEI abbiamo finanziato molti imprenditori, abbiamo delle banche più solide rispetto al passato. Questa non è una crisi di liquidità del sistema finanziario, la liquidità c'è nel sistema finanziario, per questo dico che dobbiamo puntare su sistemi di garanzia per fare in modo che questa liquidità vada al sistema industriale, ma se lo Stato non cambia pelle, se tutto non si velocizza, non abbiamo un piano industriale da presentare a chi dovrà finanziare la rinascita dell'Italia. Fammi chiedere a Viola se il sistema bancario può dire di essere credibile ed è esente dal fatto che questa crisi, che nasce come crisi dell'offerta perché c'è un blocco di produzione, poi rischia di diventare o sta già diventando anche crisi della domanda perché c'è una conseguente affievolirsi dei consumi, un po' per ragioni di crisi economica delle persone, delle famiglie, un po' per stati di fatto perché certi consumi non si possono consumare, e c'è il rischio che diventi una crisi anche finanziaria, e nel caso le banche a che punto stanno? Guarda, qualsiasi risposta io dia a questa domanda rischia di essere di parte. Io rispondo ricordando quello che è successo nel 2008. Nel 2008 la prima fase della crisi, che era una crisi prettamente finanziaria importata, vedeva le banche con un livello, diciamo, di salute medio buono. Dopodiché c'è stato l'onda, tra l'altro due onde di recessione economica, nel 2009 e nel 2012, che hanno mangiato 10 punti percentuali di PIL, e dopo queste recessioni le banche italiane si sono ritrovate con una quantità di NPL assolutamente insostenibile. Peraltro in una situazione in cui, a differenza del resto dei sistemi bancari europei, non avevano avuto il beneficio di aiuti di Stato per supportare i bilanci. Io faccio fatica oggi a fare una previsione. Certo è che se scende di percentuali come quelle che si stimano, e soprattutto la ripresa non è una ripresa a V, cioè la recessione non è una recessione a V, è una recessione più a U o a L, temo che il sistema bancario italiano si ritroverà a dover gestire il problema degli NPL. Quindi, per dirtela, oggi il sistema bancario italiano è in una situazione, diciamo, di discreta salute, però dipende dall'altezza dall'ampiezza della onda che ci arriva, no? Dopodiché, chiaramente tutti gli strumenti di leva che sono stati immaginati, compreso quello di cui si parla a livello governativo, ma abbiamo esperienze in tutta Europa di finanziamenti richiesti alle banche con garanzia statale, sono più o meno tutti simili, chi più chi meno. Dopodiché c'è un tema di sistema che è capire se soprattutto se la situazione congiunturale, diciamo economica congiunturale, dovesse peggiorare, se le banche saranno in grado di sostenere l'impegno, no? Perché si parla di svariate centinaia di miliardi che vogliono dire esigenza di liquidità, e vogliono dire anche, comunque, per quanto siano garantiti dallo Stato, diciamo, il capitale necessario per sostenere lo sforzo. Dopodiché ci sono tutta una serie di aspetti tecnici che però non sono dei dettagli, sono... Per esempio, la BCE dovrebbe mettere tra parentesi certe sue valutazioni, allora, patrimoniali sulle banche. Allora, qui è chiaro una cosa, che negli ultimi tempi ci sono stati dei provvedimenti, negli ultimi anni ci sono stati provvedimenti, adesso non voglio scendere nel tecnico, ma tipo... Anche perché abbiamo poco tempo, quindi bisogna... Ecco, default o calendary provision, che hanno stretto ulteriormente i cordoni nella gestione
degli NPL. Adesso ci sono state recentemente delle linee guida sia dell'EBA che dell'ESMA che introducono dei fattori, diciamo, di attenuazione di queste regole. Come sempre, dal mio punto di vista e sulla base dell'esperienza, il problema sarà l'applicazione di questi principi guida. Mi immagino che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo c'è una sensibilità abbastanza forte anche tra i regolatori e i vigilanti nel garantire che questi principi vengano applicati secondo quello che è il senso di questi principi. Il dubbio che ho è che passata l'emergenza, dopo 2, 3, 4 anni, visto che questi finanziamenti sono a lungo termine, che questa, diciamo, sensibilità e questa attenzione nel considerarli in modo speciale... Messi tra parentesi, la parentesi vada via, insomma. Ecco, che la parentesi vada via perché è passata l'emergenza. Fammi chiedere a Manes due cose al volo, Manes. Una è, lei c'ha un piede in Italia e un piede in Germania. E come ha visto la reazione verso le imprese dei due paesi per adesso? E beh, la seconda domanda è diversa. Siccome lei è anche nel settore, nel terzo settore, con una fondazione importante, la Fondazione Dinamo, di che cosa ha bisogno il terzo settore? Però le posso dare un minuto per ogni risposta. Ma sulla Germania e sull'Italia è totalmente diverso. La capacità di reazione, la rapidità e i numeri messi in campo sono estremamente, straordinariamente diversi l'uno dall'altro. E sul terzo settore, la Germania chiaramente molto meno. E sul terzo settore ha bisogno di quello che di non perdere, diciamo, di quello che sta succedendo adesso, che si guarda tutti a questa emergenza, si guarda questa emergenza, e quindi la maggior parte, diciamo, delle persone, dei donatori, dei filantropi, sono tutti tesi. Si concentra solo sul coronavirus. Sul coronavirus, che secondo me non ha invece necessità di essere finanziato, perché dovrebbe essere finanziato da, diciamo, da lo Stato, come la sanità, come tutte queste emergenze qui devono essere finanziate dallo Stato. Lei dice che rischiamo di dimenticarci i problemi terzi rispetto al coronavirus. Che sono quelli che poi rimarranno, che ci sono, che assistono sicuramente i più deboli e che rimarranno dopo. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare adesso, anche come fondazione, non solo Fondazione Dinamo, ma come Fondazione Italia, e promuovere questa, con grande forza, questo messaggio che non è solo Covid, insomma, l'emergenza, ma l'emergenza che riguarda il 7% quasi del PIL italiano, e riguarda persone, tante persone che lavorano, che assistono altre persone, e quindi quello bisogna starci molto, molto, molto attenti, molto focus. Grazie. Scannaprieco, in un minuto, in conclusione, l'Europa e l'euro ne escono vivi da questa esperienza o no? Ah, io penso di sì. Non è l'Europa che ci fa sognare, questa qui, sicuramente. Però prima di andare a fare delle critiche sull'Europa, io penso che noi dobbiamo fare i compiti a casa, dobbiamo mettere a posto come funziona a casa. E da questo punto di vista ricordo che abbiamo perso degli anni buoni con tassi di interessi molto bassi, ed è l'Italia l'unico paese che non ha battuto il rapporto debito-PIL in Europa, e quindi non si è creato un margine di manovra che ora ci sarebbe stato molto, molto utile. Dopodiché è chiaro che ci sarà un bisogno di un rilancio del disegno europeo, ma lo lasciamo alla politica questo. Bene, grazie a Vincenzo Manes, Dario Scannapieco e Fabrizio Viola di essere stati con noi. Ci rivediamo lunedì alle 17:30. Grazie a voi. Da War Room. Grazie. Buona serata.